Oggi è il giorno in cui si inaugura la mostra delle grandi economiche. Ha provveduto a essere unicamente un giorno felice, un giorno di festa. Purtroppo sappiamo tutti che questo fine settimana ha anche dei risultati piuttosto piacevoli, che sono per i fatti accaduti nella vicina Francia del nostro presidente. Quindi d'accordo con noi tutte le amministrazioni, d'accordo con Walter, abbiamo deciso prima di iniziare di fare un momento di silenzio, proprio un attimo di raccoglimento per ricordare quei ragazzi, quelle povere persone che ieri sera in un attimo si sono ritrovati. Allora, io voglio esprimere il mio pensiero personale, quello che in questo momento di riflessione che andrà a seguire, il mio pensiero personale dove andrà, quello che quello che veramente vorrei e che mi auspico. Cioè, mi auspico che gli Stati in questo momento difficile non rispondano in pancia, ma rispondano con la testa e con il cuore, perché le guerre sono sempre guerre, da qualunque parte vengono combattute. E io sinceramente mi auguro che una soluzione che non sia belligerante la si possa trovare, per il bene di tutti, soprattutto perché noi che non abbiamo visto, o qualcuno di voi l'ha detto, una guerra mondiale non avremmo mai combattuto. Quindi se per voi va bene, io vorrei prendere per mano più vicino e tenere un minuto di silenzio da benissimo e perché ciò non succede mai più. Che ha visto partecipare tutti e oggi credo che la
componente cernambiese sia veramente massiccia. Ma noi credo che l'artista valga, oltre a essere l'amico di chiunque è qua, la conoscenza, la personale, di tutti, ma è proprio anche un tributo a quella che è stata, non so, sono 40 anni di carriera, no? Ma portavo. Quindi io credo che queste settimane sarà qui, saranno quasi il quadro, sia poi anche un modo per far sì che le persone, cioè, proprio ritornino a anche un posto che è nostro e che deve essere vissuto dal cernambiese. Il modo migliore a me sembrava la presenza di Basta nella sua arte. Spero ci sia una persone che vengano, perché infatti lo conosciamo, poi il professor Guaricino ci dirà a fondo delle cose più sulla sua arte. Quindi io non so se io credo che magari tutti siamo già stabilendo qui. Nel caso ci sia qualcuno che non lo è stato, questa è un po' casa nostra e l'amministrazione ha voglia di farla diventare sempre di più casa nostra. Buona visita, buon pomeriggio a Walter, grazie, perché l'amministrazione ringrazia la sua desiderio anche di avere questa sede come disposizione. Benvenuto a tutti, in omaggio a Walter, io lo dico due parole anche perché sono legato oltre che dalla stima nei confronti suoi come pittore, anche dalla stima nei confronti di Corrado, che suo figlio è stato morto 10 anni fa, anzi 20 anni fa, passato qualche anno. E quindi quando Walter mi ha invitato guardare il suo lavoro e a scrivere e a presentarlo, io ben volentieri l'ho fatto e ho ripercorso, già ricordo che anni fa avevano parlato di te sul Queen, su un libro, su un catalogo degli artisti e dei personaggi che nel mondo della cultura comasca significavano qualche cosa, che avevano diventato un bel ritratto. E io ci ho ritrovato nel pubblicato attraverso le interviste che ti avevano fatto. Io ho ritrovato in due interviste tutto quanto il tuo lavoro davvero molto singolare e significativo. I quadri, certo, vanno spiegati, ma vanno innanzitutto visti. Chi ancora non li ha visti, adesso avrete l'occasione di ripercorrere a ritroso tutto quanto il suo percorso di artista, di pittore e anche di uno che si sta avventurando anche della plastica nel campo della scultura. Ci sono dei modellini che hanno l'ambizione anche possibilmente di essere sviluppati. Quando visiterete la mostra farete, dicevo, un percorso a ritroso. La prima sala vi metterà a contatto con le opere più recenti e poi nel piano superiore vi troverete con le prime opere, con i primi lavori che aveva fatto 40 anni fa, 40, 30, 30 anni fa, un percorso davvero di tutto rispetto. E quindi naturalmente in 40 anni si può ben capire che ci sono molte cose che sono cambiate, molte cose sul piano ideologico e sul piano stilistico, sul piano dei contenuti, cioè è sul modo di trasferire questi contenuti poi sulle tele, attraverso i colori. Certo, la mostra mi mette subito il titolo della mostra, mi mette subito in evidenza quello che è proprio il mondo di Walter. I colori raccontano, dice questo titolo, ed è un titolo davvero molto pertinente. Walter non fa un'arte, per così dire, espressionistica come va di moda oggi, cioè un'arte che vuole dire e non dice, di un'arte che vuole esprimere attraverso un gesto, e da tanto oggi è una delle maniere in cui molti artisti si esprimono, ma non da oggi, da almeno 50 e più anni avviene questo.
però ci sono anche quelli che ancora hanno una certa fedeltà e una certa coerenza con l'immagine e con certe simbologie che le immagini possono, che le immagini possono trasformare e possono comunicare, possono veicolare. Dicevo, arriva, comincia qui la mostra mettendo in evidenza, ed è un punto di arrivo, se ci guarderete bene, è un punto di arrivo, comincia dicendo che c'è una dimensione forse ancora utopistica, una dimensione di sogno, una dimensione di speranza, una dimensione di un qualche cosa che ci può dare almeno una certa consolazione, pensando che il domani per noi, ma soprattutto per i nostri figli, possa essere più positivo di quanto è oggi il presente. E mando a fare la posta, guardando la mostra con Walter prima, ci siamo trovati dinanzi a tutta una serie, che voi vedrete, intitolata L'ombra di Caino, che sembra essere di tragica attualità proprio oggi, a ridosso di quello che è avvenuto questa notte, cioè quello che l'orrore, la barbarie, la terza guerra mondiale, come l'ha definita Papa Francesco, ha definito così, la terza guerra mondiale che è in atto attraverso questa follia, questa assurdità di questi nuovi Caini, perché questi sono davvero questi nuovi, questo che stanno facendo, questi nuovi Caini, quali che siano le loro intenzioni, quali che siano le intenzioni di ognuno che aggredisce l'altro. Io ricordo una poesia di Quasimodo che parlavo proprio di questi figli che sono peggiori dei padri, di questi figli che sono tremendi e che sono sanguinari. Quasimodo lo diceva, uomo del mio tempo, non so, qualcuno in qualche ricordo scolastico poi c'è un angolino in cui c'è questa cosa, lo diceva alla fine degli anni 50, così. Quella dimensione dell'orrore, quella dimensione dell'uomo del suo tempo è diventata la dimensione dell'oggi, la dimensione dell'orrore che quotidianamente ormai non ci sorprende più. Certo, ha fatto scalpore questa notte, però voglio vedere quanti hanno provato lo stesso orrore che hanno avvertito quando all'inizio dell'anno a Parigi stesso era avvenuto quello che era avvenuto quando hanno ammazzato questi giornalisti, questi diciannovi e dove, no? Cioè voglio dire, ci stiamo abituando, ci stiamo in qualche modo, l'orrore non ci sconvolge più di tanto. E guai se dovremmo che un domani constatare che questa verità ci può sorprendere o cogliere impreparati anche noi. Dicevo, ritornando alla mostra, coglie una dimensione che in tutti noi, l'ultima parte, attraverso un mondo fatto di colori e fatto anche di bolle di sapore, di bolle che si levano nell'aria leggere, mette in evidenza Walter questa dimensione del sogno e questa dimensione della speranza, qualche cosa che può andare al di là della quotidianità. Andando al ridosso noi ci troveremo sempre più a contatto con un modo di rappresentare proprio questa realtà e questa quotidianità. Si arriverà a una rappresentazione del reale, del nostro oggi, dell'oggi, 40 anni fa lo faceva, molto realistico, una realtà scheletrica, alberi lunghi, alberi secchi, uno scenario inquietante, uno scenario molto veramente carico anche di cose negative, notte, buio, il golfo qui il lago, la visione di Cernobbio, la visione di Como nello sfondo, insomma qualche cosa che diceva il suo stato d'animo. Questo per dire che ogni artista, che un artista, che un pittore o uno scrittore, trasferisce
nelle sue immagini dipinte o nelle sue immagini scritte, nelle sue parole, nei suoi colori, trasferisce il suo stato d'animo. Stato d'animo nell'oggi in cui opera. Quindi vede la realtà filtrata attraverso i suoi elementi di lingua. Mi ha convinto sulla volontà dell'artista, mi ha fatto decidere di scrivere, mi ha convinto a mettere a disposizione quel po' che sapevo che potevo fare per dire due parole, sia per scritto sia adesso, così per parlare ancora. Mi auguro a Walter di successo, che merita. Io qui in questa sede ci sono state delle belle mostre qualche anno fa, ci sono state una quindicina d'anni fa delle mostre con un taglio molto particolare, no? Cioè pittori che scrivevano o scrittori che dipingevano, cioè, abbiamo visto cose di Montale, cose di Guzzati, cose veramente notevoli, qualche cosa si voleva continuare a fare con lo zoo. Certo, la storia burocratica forse e anche i limiti economici dei comuni che avevano impedito che si continuasse. Se ora riprende anche questo impegno, questa attività, la comunità non può che goderne, la comunità non può che applaudire e condividere e continuare a venire qua. Già siamo così numerosi, saranno anche più numerosi se ci aggiungerete anche la musica, come mi dirà poi Walter, no? Se ci sarà credo un concerto che accompagnerà in un giorno che sarà stabilito, accompagnerà poi la visita della gente che accorrerà. Vi auguro buona visita. Thank you.